ogni 27 giugno le famiglie di coloro che sono scomparsi in quella che viene chiamata strage di Ustica, bene o male sono 82 persone, è il più grosso disastro aereo italiano, ogni 27 giugno fanno una cerimonia di ricordo e quelli di voi che sono andati a Bologna hanno visto questo museo della memoria che tutto sommato cristallizza le spoglie fisiche dell'aereo di Ustica. Tenete presente che più dell'80% della superficie, più del 90% della massa è stato recuperato, visto che sono stati recuperati i due oggetti di maggior massa. E ormai questa ripetizione di questo ricordo, manifestazione, anniversario diventa sempre più stanco. Perché? Perché voi vedete, ho elencato le quattro ipotesi più usuali, nessuno riesce ancora a dire che effettivamente c'è qualcosa che sia veramente condivisibile. Questo non vuol dire che non è stato lanciato un missile, ma che cosa abbia combinato questo missile non lo sa nessuno, neanche il pilota che ha lanciato il missile. L'unica cosa che ha fatto questo povero pilota, ha detto, ha fatto un ragionamento socratico, dice: tesi, io ho lanciato un missile, antitesi, il 19 con 82 persone a bordo è caduto, sintesi, io ho lanciato un missile che ha colpito il 19. E questo non è vero. Però questo sillogismo fatto il giorno 27 ottobre tardi di sera ha fatto sì che questa vicenda si è così caricata di significati politici che tutti hanno detto depistiamo, 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 troviamo qualche causa. Allora, l'unica istituzione o ente o associazione o compagnia che godeva, che ha goduto, è stata la Litavia, perché Litavia era la prima compagnia aerea che ardiva a mettere il naso sul territorio nazionale, aveva due aerei e dopo questa vicenda nel giro di 6 mesi è fallita. Adesso stanno ritirando fuori, quindi dopo 38 anni, l'ipotesi di dare dei soldi agli eredi di coloro che avevano la maggioranza, no, la totalità delle azioni dell'Italia. I vari interrogativi che io vi posso veramente elencare sono questi. Perché questa strage? Perché proprio lì? Sono 82 morti per caso? All'ultimo vi posso dire purtroppo sì. Andiamo a vedere la seconda ipotesi. Il 19 volava, come vi ho scritto prima, da Bologna a Palermo, una rotta che, come vedete, dopo essere passata dalle parti degli aeroporti di Roma, punta dritta su Palermo.
a circa metà strada fra Ponza e Ustica, Ponza si trova da queste parti, e Ustica, questo aereo scompare improvvisamente dai radar. Quella sera io ero all'aeroporto di Roma, dovevo tornare a Torino, il mio aereo era pronto, eravamo già a bordo, ci hanno fatto scendere di tutta corsa e l'aereo è volato via. Probabilmente era uno dei pochi aerei pronti per andare a fare delle ricerche di questo aereo che era scomparso dai radar. Ma come vedete, questo non è un posto a caso, perché se voi andate a considerare la portata nominale dei radar, quello di Porto Bollone vicino Grosseto, Poggio Ballone vicino Grosseto, ovviamente non arrivava, quelli dell'aeroporto di Fiumicino, cosiddetti i radar Marconi, erano nominalmente appena la loro portata era nominalmente appena un poco inferiore, quello di Licola idem come sopra, Licola è vicino Napoli, quello di Otranto non ne parliamo, quello di Marsala arrivava proprio lì. Quindi è un bellissimo posto dove fare un attacco, perché ci vuole la mano onnipotente del Signore perché qualcuno di questi radar riesca a prendere un po' di più di quella che è la portata nominale. E il radar Marconi e il radar Selenia degli aeroporti di Roma lo prendono nella parte precedente alla caduta, ma lo prendono di coda, quindi il target, la sezione perpendicolare sul piano perpendicolare alla direzione dei raggi radar è piccola e quindi si vede e non si vede. Per riuscire a interpretare i tracciati radar a Torino le famiglie dei caduti hanno dovuto prendere probabilmente il maggiore esperto italiano di radar. Due sono le scuole, una è Torino, l'altra è Pisa. Perché? Perché Pisa è il posto dove è stato inventato il radar in Italia, dal professor Tiberio. Poi, come tutti i nostri grandi inventori, non è stato ritenuto così importante e non ci siamo presi mazzate su mazzate durante la Seconda Guerra Mondiale, specialmente a Capo Matapan, dove ci hanno fatto fuori gli inglesi, che il radar ce l'avevano, ci hanno fatto fuori due o tre navi. Ma torniamo a questo, è effettivamente il posto ottimo. Questo è il 19 ricostruito in un hangar di pratica di mare, si chiama Butler, ma non ve ne frega assolutamente niente, ripreso dalla parte dove non vi fanno mai vedere, perché come vedete questa è la prova di un'intensissima frammentazione. Questa frammentazione dalla parte destra prosegue fin verso la coda, no, prendiamo la parte sinistra, questa è quella che vi fanno vedere normalmente, pezzi relativamente grandi piegati un po' a fisarmonica.
qual è la differenza tra le due parti? Questa ha la caduta dell'aereo, l'aereo è finito in mare, siamo tutti d'accordo su questo, perché il punto dove è stato colpito è proprio in mezzo al mare, un po' più vicino a Ustica che a Ponza, ma a metà strada fra i due. L'aereo ha colpito la superficie del mare sulla destra, un po' piegato. Quindi qui c'è stato l'urto contro il muro del mare. Il mare, quando qualcosa arriva a quella velocità, è come un muro. Questa parte invece ci dice che non è stato colpito direttamente da questa parte dal mare, ma che il muso si è piegato verso sinistra e ovviamente rimettendolo dritto, perché la falsa fusoliera sulla quale sono messi questi pezzi è dritta, e allora vi lascia questo buco in questa posizione. Se voi permettete, voi siete tutti in maniche di camicia. Signorina in un bellissimo vestito con le maniche corte, io tra un po' mi ritirerò sulle maniche, cosa che lui sa che non faccio mai. Mia moglie dice: io ti ho conosciuto quando andavo io all'università, che ho conosciuto mia moglie, dice: ti ho conosciuto in giacca e cravatta. E io concludo sempre: in giacca e cravatta mi seppellirai. Allora, vedete che la porta non è tanto piegata, quindi questo significa che la porta è stata espulsa. Nell'urto con il mare la porta è stata espulsa, questo si è piegato, il resto ha pur sempre avuto un'azione assiale, si è piegato un po' a fisarmonica, è andato in una serie di instabilità elastiche. Poi vedremo quello che succede dopo. Stranissima l'ala sinistra. Un pezzo relativamente in buone condizioni, un pezzo mancante perché estremamente fratturato, la punta dell'ala lunga 5 metri in buone condizioni. Questa è stata trovata molto lontano da dove si sono trovati i motori. I motori bene o male cascano quasi a perpendicolo, con un leggero movimento in avanti perché hanno un minimo di inerzia, ma non galleggiano nell'aria perché hanno un rapporto superficie massa molto basso. L'ala che ha un rapporto superficie massa molto alto vola nel vento, ma va tanto più lontano quanto più in alto è il punto in cui si è sganciata. Quindi questa è una delle parti che si è staccata per prima. Voi la vedete con del sale azzurrognolo. Qual è l'elemento metallico che dà questo tipo di sale? Verde azzurro acquamarina, rame. Questo ci dice che la corrosione si sta mangiando l'aereo e la superficie è una lega alluminio-rame. Infatti quando io ho incontrato Cofferati, ho incontrato per caso al Palio di Siena, e mi dice: io devo far portare l'aereo a Bologna, gli ho detto: stai attento. E io ho detto: lei stia attento, tu, Cofferati.
stia attento perché se lo sta mangiando il salino, perché la scelta processuale che è stata fatta è stata quella di non lavare i pezzi perché pensavano che si potesse scoprire chissà che cosa. Questi pezzi sono stati tirati su da 3.200-3.400 metri sotto la superficie del mare e sono stati tirati su mediamente fra l'89 e il 91. Sono andati lì, sono stati 10 anni, ma che cosa volete vedere? Qualche cacca di pesce. Questa è l'unica cosa. Però la scelta processuale, beh, quelli che erano preposti al recupero non erano metallurgici. Tant'è vero che i pezzi li hanno stivati nella Santa Barbara di una nave militare e poi dici ci sono delle tracce di esplosivo. Sì, dopo 10 anni trovate le tracce di esplosivo. Questo faceva parte del tutto il sistema di depistaggi. Andiamo a completare la missione dall'altra parte. Questa l'avete già vista, vi rendete conto quanto è differente la frammentazione. E improvvisamente questa frammentazione si interrompe. Dei pezzi un po' stortignati, ma un pezzo con 6 oblò, di cui 5 ancora in posizione, completamente non piegato. Se non è piegato, non era solidale a tutti quegli altri pezzi frammentati, stortignati, rotti, che si sono originati durante l'urto. Questo è un altro pezzo che è volato via molto presto dall'aereo ed è planato verso la superficie del mare come una foglia, quindi si è appoggiato sulla superficie del mare. E nella zona posteriore abbiamo i motori. In questo posto vedete l'ala sinistra. L'ala sinistra non esiste più, è un ammasso di rottami. Questo a qualcuno fatto venire in mente che un'onda d'urto abbia colpito quest'ala. No, quest'ala si è infilata nel muro del mare e man mano che entrava dentro si raccorciava la lunghezza libera per l'instabilità elastica e quindi si frammentava progressivamente. Ta, 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 ta. Scusa, pensate a quegli 82 che da quando l'aereo ha cominciato a planare, a quando è andato sul mare, hanno strizzato come dei pazzi. Quindi se io vi faccio un po' di scena è solo per alleviare un po' la situazione. Anche la coda è relativamente intonsa, non danneggiata, quindi probabilmente la coda, quando l'aereo è arrivato contro la superficie del mare, è stata lanciata come una fionda ed è planato un po' più in là. Poi un po' di analisi delle fratture l'ho fatta, ma prima di tutto bisogna prendere l'insieme. Allora, come viene ricostruito un aereo del genere? E voi, lei è andata, l'ha visti? L'avete visto ricostruito quasi abbastanza uguale, l'hanno lavato per bloccare la corrosione. Qui siamo all'inizio della ricostruzione dell'aereo, vedete che lo si ricostruisce facendo quella che io chiamo una falsa fusoliera,
con una serie di ordinate e un po' di rete da pollaio appoggiata sopra, alla quale andare a attaccare i pezzi, sfruttando il fatto che su ogni pezzo è riportato quello che si chiama part number, e lavorando con i manuali, teniamo presente che a Fiumicino c'era una stazione di manutenzione degli aerei della McDonnell Douglas. Questo DC-9 è uno degli aerei della McDonnell Douglas, che hanno tutti quanti la stessa fusoliera come diametro e come forma, e poi a poco questo tubo si è allungato per darvi fino a quelli che venivano chiamati gli MD-11. Ma la sezione è sempre la stessa, tre sedili sulla destra dell'aereo, destra guardando il pilota, due sulla sinistra. E vedete che qui siamo veramente ai primi istanti della ricostruzione. E per terra c'erano file e file di pezzi, più in là avevano anche messo i pezzi di un MiG che era stato recuperato sulla Sila 15 giorni dopo. E il MiG è uno dei degli attori di questa tragedia, il cui ruolo hanno cercato sempre di coprire. Vedete il manuale su cui si lavora per avere i vari pezzi. Poi ogni tanto arrivavamo, noi eravamo in tre, un po' frattografi, dice: ma guardi che queste due fratture non si sposano, devi girare il pezzo che la frattura dall'altra parte si sposa meglio. Poi questo qui, intanto che è un pazzo, che è un bambino, riesce a fare molto meglio di un adulto. Però, e vedete, questi erano i pezzi del cruscotto. Un cruscotto blocca bene o male l'ora e la situazione. Le scatole nere non hanno detto niente. Perché? Perché tutto si ferma a una registrazione del cockpit della cabina di pilotaggio, in cui i due piloti, pilota e copilota, parlano amabilmente fra di loro, finché uno non dice qua, e poi tutto si interrompe. Si interrompe perché le scatole nere, ancora adesso in molti aerei, non hanno una batteria, quindi vengono alimentate dalla potenza che viene generata a bordo, o con il motore ausiliario quando l'aereo è a terra, o con i motori sotto le ali dell'aereo quando l'aereo è in volo. Nel momento in cui i motori si sono staccati, non hanno più alimentato la scatola nera, e quello è rimasto con la parola qua. Che cosa significhi non lo so, poi possiamo fare tutte le ipotesi che vogliamo. Vedete che a un certo punto si è arrivati a questa ricostruzione, e la commissione principale, c'erano quattro commissioni, la commissione principale, che era una commissione internazionale, e poi tre commissioni, chiamiamole locali. Una era la frattografica metallografica che io dirigevo, un'altra era quella esplosivistica, un'altra era quella chimica, tutti italiani, mentre in quella internazionale c'era solo in tre erano, quattro erano italiani e gli altri erano esterni.
l'ipotesi che si è sviluppata una volta che si è arrivati a questo punto e che qui un aereo gli fosse passato molto vicino e gli avesse tranciato la cucuzza, il cupolino. E allora ci hanno mandato a tagliare dei pezzi per esaminarli poi al microscopio elettronico a scansione. E noi non abbiamo trovato, cosa avremmo dovuto trovare? Segni di tranciatura. Se io ho un qualcosa che mi colpisce e mi porta via, me lo strappa da una parte, ma inizialmente me lo taglia e quindi dovrei vedere qualcosa di tranciatura. Le superfici di frattura, di tranciatura, sono differenti dalle superfici di frattura di strappo. E le superfici di frattura di strappo a bassa velocità sono differenti dalle superfici di frattura di strappo ad alta velocità. Perché? E beh, voi siete bravissimi, sapete che le dislocazioni ci mettono un po' di tempo per muoversi. Se non gli do un po' di tempo per muoversi, queste rimangono gelate, dicono a Torino, gelate in posizione, e quindi di conseguenza non si sviluppa tutta la plasticità. Una rottura duttile con grande plasticità è tutta bucherellata, ne vediamo poi un esempio. L'altra invece è una che può essere di taglio piuttosto liscio. Fatto sta che ci hanno mandato, noi allegri allegri ci siamo portati questi pezzi passando attraverso i portali, e dice: oh, scusate, questi sono pezzi di un aereo che è caduto qualche anno fa. Ah sì, qui c'è il verbale, leggeci. Fatto sta che questi pezzi del mio li potevo lasciare in ufficio. Sotto il letto li ho tenuti per 2 anni e poi quando dovevo osservarli facevo il giro in macchina. Io cambiavo strada, devo dire, cambiavo strada, che poi stessero mirando a me, era solito io che mi davo troppe ali, ma con qualcuno l'hanno fatto fuori. Una volta ero a Roma dal giudice priore, che era il giudice istruttore, che con il vecchio rito ordinava tutto, e arriva e dice: un generale è stato ucciso a Bruxelles, era uno di quelli implicati nell'affare di Ustica. Io lo guardo: e come è stato ucciso? L'hanno accoltellato. Mi scusi dottore, mi sono ricordato che io vengo da Bari, quindi non ero proprio torinese, voglio solo sapere, ma la coltellata è dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto? Secondo voi il professionista come dà una coltellata? Dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto? Signori, ragionate. Io voglio ammazzare il cristiano. Il cristiano, anche il musulmano, anche quelli senza religione, c'ha davanti una buona corazza, quindi io devo andare a colpire dove non ci sono le costole. Se io la do dall'alto verso il basso, è facile che la lama scorra sulle costole. Io mi sono sbagliato, mi sono tolto l'unico momento e modo per far fuori una persona. Se invece glielo do dal basso verso l'alto, entro sotto le costole e faccio tutto il danno che voglio. Dice: è stato la coltellata era dall'alto verso il basso. Dice: era un ladruncolo, non si preoccupi, quello è stato ammazzato perché volevano i soldi, non perché volevano farlo. Questo era il, diciamo, l'ambiente, la situazione nella quale si viveva. Quindi io cambiavo strada. Una volta mi ha chiamato l'ANSA, dice: ah, abbiamo scritto questo, c'era il mio nome completamente sbagliato. Va benissimo. Vedete, poi si è riempito il cucuzzolo
e quindi ci hanno fatto fare dei lavori inutili. Questo è come alla fine, e l'aereo visto davanti, dovreste averlo visto così, cosa che, mentre invece non avete fatto la passeggiata dall'interno, che è una delle esperienze peggiori che uno possa fare, perché pensate che lì c'erano tante file di 5 poltrone piene di persone, che io mi spero che la massima parte fossero morte nel momento che l'aereo aveva preso aria. Hanno fatto delle indagini autoptiche a Palermo, le hanno trovato tutti quanti con i timpani estroflessi, cioè evidentemente la carlinga si è destrutturata abbastanza in alto, dove la pressione esterna è molto bassa, la pressione interna ha vinto su quella esterna e gli ha fatto scoppiare i timpani verso l'esterno. Questo mi dà un po' di speranza che non siano effettivamente stati 2 minuti a dire oh guarda che succede, oh guarda che succede. Allora, vedete la parte superiore abbastanza piena, la parte sinistra vedete il bel buco, e una volta è arrivato il famoso esperto americano, arriva e dice quello è l'ingresso di un missile. Ah, io fatto. E probabilmente è così. Senta, mi dica, le fratture sono di taglio o di strappo? Di taglio, di taglio. Beh, venga a vedere che sono di strappo. Si è ripreso l'aereo e se ne è andato. Tutto è così, signori. Il grande esperto inglese toccava la parte superiore perché si poteva toccare. Vedete che è bombato. Dice, questo significa che c'era una bomba a bordo messa nelle cappelline. Ah! Dice, ma scusami, se questo aereo subisce un po' di torsione, questa lamiera non si imbomba nella stessa maniera. Ah, sì. Poi hanno trovato le cappelliere che non avevano segni di bomba e le avete viste chiuse in quegli altri cofanetti, che c'è cofani grossi che sono di fianco all'aereo nel Museo della Memoria, ma principalmente hanno trovato il tappeto, perché il pavimento è formato a nido d'ape, quindi si frantuma, ma il tappeto non mostrava assolutamente segni di incendio. Se c'è una bomba al bordo, questa è la lezione seguente. Buongiorno signori, da capo non comincio, ma cerco di, mi dicevo, se c'è una bomba, il tappeto dell'aereo qualche segno di incendio lo deve, perché bene o male è una fibra tessile. Poi hanno trovato il tappeto, il tonso, e la povera bomba dove si è rifugiata? Nel cesso, è l'unico posto dove non c'è il tappeto. Ah, dice, c'è il cesso, vediamo come è finito. Finito tutto a puttana, al cesso. Le analisi le abbiamo fatte tante. Vedete questo tipo di analisi che ci permette di ricostruire i movimenti relativi di due lamiere riunite con dei rivetti. Vedete che la scheggiatura dello smalto, della tintura, è prevalentemente da una parte, quindi questo significa che l'altra lamiera e questa si sono allontanate in questo senso. Poi siamo andati anche a fare
le analisi delle rotture dei correnti nella superficie di coda e vedete che ci sono due differenti leghe, una è ossidata e l'altra no. La fusoliera non è ossidata ed è infatti una lega alluminio-rame e il rame precede l'idrogeno nella serie elettrochimica degli elementi. L'altra invece è una lega alluminio-zinco principalmente, c'è anche del rame ma principalmente alluminio-zinco, e lo zinco segue l'idrogeno nella serie elettrochimica degli elementi, quindi si corrode. E quindi le parti con il rame non si sono tanto ossidate e le parti senza rame, con diciamo lo zinco, si sono ossidate di più. E qui vedete una piccola ricostruzione della mappa di recupero dei vari pezzi. I vari pezzi disegnano in mare una mezzaluna, perché ci sono due movimenti importanti, prevalenti. Uno causato dall'inerzia, quindi voi avete un lobo della mezzaluna che punta direttamente nella direzione del volo, quindi verso Palermo, e l'altra invece punta nella direzione prevalente dei venti in quota. I venti in quota sono di solito da ovest verso est e quindi punta verso est. Ma anche questo ci aiuta a identificare dove sono i pezzi. Come vi ho detto, i motori vanno giù quasi a piombo e le parti invece con un rapporto superficie massa molto elevato vanno piuttosto lontano. Il tutto naturalmente deriva anche dall'altezza dove si è staccato un pezzo. Io una volta ho deciso che un elicottero era stato sparato a 15 metri dalla superficie del mare solo perché i pezzi si sono ritrovati in uno spazio di 30 metri. Quindi, per quanto si potessero essere distribuiti, l'aereo, l'elicottero era caduto a 15 metri. A 15 metri, com'è che cade un elicottero? Perché mi spara. Quello che volevo con questo giornale, volevo mettermi in evidenza che effettivamente tutti in Europa e negli Stati Uniti avevano un occhio a quello che si diceva su Houston. Perché? Perché tutto sommato c'era una base francese in Corsica da cui si sono levati molti aerei, c'è la base di Sigonella da cui si sono levati molti aerei dopo, e chissà come mai facevano zig zag sulla Sila, mica sulla Calabria e sulla Sila, mica nel posto dove era scomparso dai Rama. Vi devo far vedere perché non c'è bomba a bordo. Vi devo far vedere un aereo che effettivamente è caduto per l'ipotesi per una bomba a bordo, che ne avevano messa dei libici dentro una valigia, e l'aereo del volo Panam 103 è caduto a Lockerbie. Vedete, Lockerbie in Scozia, appena sopra il confine con l'Inghilterra. Questo è l'aereo di Lockerbie, ma quello era un 747, una roba che non finisce più rispetto ad 11-9, e quindi hanno dovuto metterlo su tre sezioni differenti di falsa fusoliera. Questa è la zona di uscita del fronte d'urto della bomba.
vi faccio vedere qualche altra cosa, vi devo far vedere un'altra roba. Spesso, più volte negli aerei si trovano questi pezzi di lamiera piegati su se stesso, come se voi apriste una scatola di sardine con quell'attrezzo che vi avvolge un pezzo di lamiera su se stesso. Questo come mai? Perché mentre l'aereo vola, si incunea dell'aria, questa mi agisce come cuneo e l'aereo la lamiera si piega su se stessa. Allora andiamo a vedere quello che è il segno di una bomba a bordo. Vedete questa superficie di frattura paragonandola con questa. Vediamola più da vicino. Questa è una lamiera che è stata colpita dall'onda di un'esplosione che mi ha polverizzato la parte sotto, ma la parte centrale, come quando voi sparate con una pallottola contro una macchina, la punta della pallottola fa vaporizzare il metallo e quello non lo trovate più, trovate solo la spetalatura dovuta al fatto che la pallottola si è fatta la strada attraverso il metallo. Non è che io vado a fare le prove in giro, ma mi trovo. Allora, vedete, qui c'erano dei frammenti, perché la valigia era metallica, che hanno improntato la lamiera in questo punto, ma non l'hanno improntata in questo punto. I buchi sono stati fatti dagli investigatori inglesi per prendere delle misure, non so esattamente perché, ma quello che è importante vedere è la serie di bozze che voi avete. E dopo non avete più niente, quindi il cono si sta esaurendo qui, in questa zona è arrivato l'onda di esplosione con molta più violenza e vedete che mi ha fatto anche un foro, qui vuol dire che c'erano dei fori e la frattura quindi non era libera come qui, di andarsene dove voleva lei, no, mi doveva seguire i fori che erano stati causati dal cono di esplosione della bomba. Prato, e vedete che non si vede il mouse, quindi quando dici qui e lì, lì non si vede, questo se indichi sullo schermo è meglio. Caggia fa? No, niente, se lo indichi sul... Ah, non si vede? No, non so perché. Allora, vedete che qui ho delle improntature, qui non ho niente, qui le improntature sono progressivamente più grosse, qui ad esempio c'è il foro e quindi questa zona è una zona di progressione della frattura che non è, dove la frattura non è libera di andarsene dove voleva come qui, e quindi questo è un segno di bomba se ho delle fratture del genere. Non ci sono fratture del genere sul 19, quindi bomba a bordo, un cavolo. Se Giovannardi continua a dire ogni due anni, ancora recentemente, che c'era una bomba a bordo, mente perché sa di mentire o perché Santa Nicola non gli ha aperto il cervello. Questa è colpa sua, non di San Nicola. Vedete che quel pezzo rivoltato che vi dicevo. Signori, bomba a bordo non ce n'è, ma anche perché quando hanno tirato fuori, questo era il lavello del gabinetto del 19,
era piccolo l'aereo, aveva un solo gabinetto, hanno tirato fuori le vox populi, c'era la bomba sotto il lavello. Guardiamo. Oh, il 30 di novembre del 1994, dopo una giornata spesa in un laboratorio a Brescia, a fare l'analisi delle deformazioni di questo con un lavello nuovo, ho detto: signori, tutto quello che volete, ma se c'era bomba penzolava sopra, perché le deformazioni sono coerenti con un'azione dall'alto verso il basso e non da un'azione con un basso. Alla mattina del 1° dicembre, alle 7:30, c'era allora un giornale radio sul Rai 2 molto importante. I periti hanno detto che c'era una bomba sotto il lavello. Allora, va bene, tutto quello che volete, c'era la bomba, andiamo a vedere, prendi i pezzi, guardi, inglobali, guardi al microscopio. In contraddittorio ai laboratori dell'aeronautica militare, che quindi, bene o male, non erano sicuramente dalla parte mia, e segni di esplosione non ce n'erano. Guardate che i segni di esplosione li ho trovati poi sull'aereo di Mattei, quindi non è che non ci sono mai, ci sono. E poi abbiamo fatto un mare di prove di esplosione, siamo quelli che hanno fatto più esplosioni al mondo per fare le prove. Infatti siamo andati a fare le esplosioni in un balipedio, questo è un balipedio, un posto della Marina Militare Italiana di fuori La Spezia, dove provano bam bam. Oh, gliel'abbiamo messa sotto, nuda, non si sposano, non c'erano le stesse deformazioni dell'acqua. Gliel'abbiamo messa sotto con un intermediario, perché dice, no, ma lì le cose sono state modificate dal fatto che c'era un mobiletto con le scansie in qualche cosa. L'abbiamo fatto con la scansia, niente. Solo se la bomba era posizionata in alto a sinistra, nel mobiletto che c'è in alto, si avevano delle morfologie dei pezzi simili a quelli, quindi avevo ragione io che dovevo pensare sopra. Abbiamo fatto di tutto, analisi di fratture, vedete, questa è la frattura di una lamiera, vedete, lì è la superficie, bisogna anche pulirla, non è facilissima da guardare, una roba che è stata a 3200 metri sotto il mare, ma vedete che sono presenti delle microcavità dovute ad una frattura duttile, anche qui abbastanza e qui sicuramente frattura duttile, quindi roba di missile, esplosione, niente. Quindi cedimento strutturale gli andava bene a qualcuno, ma poi alla fine già presto si sono, l'hanno escluso. Bomba a bordo, io dico di no. Missile, io dico di no. Non rimane che la quasi collisione. Con cosa? Questo è
sono gli aerei che erano presenti quella notte a intorno a 19. Adesso gli ultimi 5 minuti vi devo fare un po' di storia patria. Questo paese è stato conquistato dai piemontesi, è vero? A Teano, io lo chiamo Teculo. Sempre registrato, Tutto registrato, sempre Teculo. Quello si aveva liberato il sud, si era reso conto, dice, io arruffa popolo solo, ma non riesco poi a governarlo. Vediamo se questi qui che sono arrivati adesso ci riescono a governare. Non può arruffa popoli solo. Quindi consegnò il regno del sud al Piemonte. Come è arrivato il Piemonte a costruirsi una propria forza? Se voi riguardate tutte le guerre del Piemonte, il Piemonte non ha mai finito una guerra con lo stesso alleato con cui l'aveva cominciata. E poi dice, ma noi dovevamo sopravvivere, è stato un cuscinetto. Se vince l'Austria ci appoggiamo alla Francia, se vince la Francia ci appoggiamo all'Austria, se poi vince l'Austria ritorniamo con l'Austria, se poi vince la Francia ritorniamo con la Francia. E noi a sud che cosa facciamo? Francia o Spagna purché se mangia, no? E gli dice, avevo il tradimento come arte di governo. Ora, l'Italia, paese schierato nella NATO, erede di questa brillante tradizione piemontese, c'era il povero Gheddafi che ci aveva tanti MiG, ma non tanti da giustificare una stazione di manutenzione dedicata proprio a lui. E da qualche parte doveva fare manutenzione agli aerei. Quando si mette su una compagnia aerea, voi dovete avere un aereo bimotore e tre motori, perché i motori li dovete fare ruotare, uno deve essere costantemente in manutenzione perché sono progettati a vita finita e non a vita infinita, altrimenti non volerebbero. E allora c'era la Grecia dei colonnelli da una parte, la Spagna di Franco dall'altra. L'unico paese libero era l'Italia, e Gheddafi che cosa dice agli italiani? Ma facciamolo un po' a Moina, e tanto mi mando qualche missile che si arena un po' prima di Lampedusa, ma voi, se volete continuare ad estrarre petrolio in Libia, mi fate passare gli aerei sopra l'Italia. I nostri stati maggiori aeronautici, furbi come pochi, e non solo vi facciamo passare, ma per non farvi vedere vi mandiamo due F-104 dalle parti di Lampedusa dove arriva, quello si nasconde sotto questi due, spegne il risponditore, si chiama transponder, così nessuno lo vede solo le tracce dei due F-104. Tu passa sopra l'Italia in questa maniera e arriverai in Jugoslavia, dove c'è effettivamente una base di manutenzione dei MiG, a Banja Luka. Voi non sapete dove era Banja Luka perché siete troppo giovani, ci hanno rotto le scatole con tutte le guerre che hanno fatto in Jugoslavia. Allora voi forse sapete che la Bosnia Erzegovina è una specie di cuneo. Intorno c'è la Croazia e qui c'è il mare Adriatico, la punta del Cuneo Banja Luka, quindi fate in conto all'altezza di Rimini. E il povero MiG doveva andare a Bologna e poi andare orizzontalmente sopra Rimini,
Mare Adriatica, metà del Mare Adriatico, i nostri due F-104 avevano esaurito la loro missione, tornavano indietro, quello riaccendeva il risponditore, veniva preso in governance dai controllori di volo jugoslavi, perché allora era jugoslavo, stiamo parlando del 1980, quella sera, poveretto, questo MiG tornava e non sapeva che lo attendeva un macello di roba. Noi gli mandiamo i soliti due F-104 a metà dell'Adriatico, lo prendiamo in carico, ma quella sera c'erano due squadroni di aerei militari che passavano dall'Inghilterra in Egitto in funzione anti-Gheddafi, che ovviamente dovevano passare sempre sopra l'Italia. E per riuscire a risolvere il problema efficacemente, c'era anche da queste parti, quindi dalle parti di Bologna, vedete, un aereo AWACS, così io lo pronuncio così, poi non lo so gli americani come lo pronuncio, dobbiamo chiederlo a Giorgio, che è un aereo col fungo che quindi controlla tutti quanti i movimenti, cioè dei radar molto potenti. Arriva dalle parti di Bologna questo bel terzetto in scampagnata, gli F-104 si accorgono che c'è questo aereo sopra, dice: se questo ci vede, e questo ci vede sopra l'aereo, il MiG, ci fanno uno di quei sederi che non finiscono più, andiamo ad atterrare tutti e due contemporaneamente, SOS, emergenza a bordo, contemporaneamente, e vanno a rifugiarsi a Porto Pallone. Sto povero MiG, rimasto lì nudo, vede passare una roba che non finisce più rispetto a lui, no? È come una Ferrari con un bar, il 19 dell'Italia. Ho trovato chi mi protegge, e si mette sotto, un po' indietro. Ora, se voi andate sull'aereo, il povero pilota, se c'è uno che si nasconde sotto, un po' dietro, non lo vede. E il radar del pilota, me ne sono fatti tutti, non dico i piloti, e il radar del pilota vede solamente i cumulonimbi, le grosse tempeste, non vede quelle cose piccole come sono solo da sotto, che lo possono vedere se lo vogliono vedere i radaristi e quelli dei radar delle basi aeree o delle portaerei. Come vedete, questo povero 19 si portava dietro questa appendice e guarda caso è caduto nel punto dove non c'era copertura radar. Signori, io ho finito. Non vi racconto del medico calabrese che ha visto arrivare un MiG seguito da due aerei americani, né quell'altro che ne ha visto seguito da un solo aereo americano. Questa è storia che non è stata ancora svelata. Grazie dell'attenzione. È mezzogiorno e 5. Credo di aver sbagliato. Per qualche domanda, una ce l'ho io. Io nell'80 avevo 14 anni e ricordo il MiG ritrovato dopo l'incidente di Ustica. Ricordo perfettamente al telegiornale che dissero che è stranissimo che questo MiG fosse precipitato sulla Sila perché il suo raggio d'azione era inferiore alla distanza tra le basi libiche e la Sila. Nessuno ha mai smentito questa frase dal giornalista. I giornalisti arrotondano, sicuro, però mi colpì il fatto, infatti mi chiesi, ero ragazzino, mi chiesi ma questa allora dove cavolo ci è arrivato, insomma, perché furono fatte già dichiarazioni di depistaggio nello stesso istante in cui era teoricamente ritrovato, che invece erano già passati 15 giorni? Allora, il medico
che ha fatto l'autopsia ha detto che puzzava. Sì, ma la cosa che mi ha colpito è che il giornalista, nello stesso istante in cui fu ritrovato, immediatamente aggiunse questo dettaglio strano. Senti, come non poteva arrivare dalla Libia, così non poteva arrivare da Bagnaluzzi, quindi era sbagliato il raggio di azione. Era sbagliato pesantemente, sì. O era già partito qualche operazione strana? Beh, i giornalisti ci aggiungono di proprio, oltre a propagandare le fake news, certe volte ci credono pure, e quindi le ripetono, è difficilissimo. In ogni caso, se tu vuoi fare il sostituto procuratore, devi interrogare la gente sul luogo del delitto al massimo entro 2 ore. Ah, certo. Altrimenti, io ho una figlia che è stata sostituto procuratore, però posso dire. Certo. Ragazzi, domande? Approfittate. E se non ce l'avete? Ce la andiamo a mangiare, io contento pure sono. Dai, approfittatene su. No, io chiedo, voglio, quando siete andati a Bologna, al Museo della Memoria, vi hanno fatto un minimo di storia? No, ci hanno praticamente fatto entrare solo dove era la carcassa dell'aereo e ci hanno fatto girare attorno. Poi c'era una sala dove multimediale, dove venivano descritte, veniva descritto solamente il trasporto dell'aereo, sì. Dove era stata che trasportare non è una delle cose più facili, perché tenete presente, c'è un'altra serie di situazioni che si sviluppa sempre sul trasporto. I grossi cannoni erano costruiti a Terni, ed erano costruiti a Terni perché prima della prima guerra mondiale si pensava che lì le cannonate delle navi non arrivassero, poi dopo si sono resi conto che arrivavano gli aerei. Però il problema è che devono tenere su tutta Italia fino al porto libera una strada senza cavalcavia, quindi bisogna. Allora lì hanno dovuto seguire la stessa strada probabilmente da Roma, da Pratica di Mare fino a Terni, e poi quella strada che serve a Terni, da Terni per portare i grossi mezzi, tipo cannoni grossi o altra roba, grossi forgiati militari. Alla Spezia. Solara era alta 20 metri. Ho capito, quando siete stati lì? 12 di maggio. Quanto tempo siete stati? Sì, vedete, il problema grosso è che io portavo i miei studenti di metallurgia meccanica e gli facevo notare la differenza di frammentazione. Se non gli fai vedere quello, è un oggetto. In Italia tendiamo troppo a umanistizzare le cose e non mettere sempre in evidenza, cosa che è importantissima, l'aspetto tecnico scientifico. Il Mosè di Michelangelo, la cosa più importante che è riuscito a portare un masso di marmo di quelle dimensioni, poi ci avrà aggiunto qualche cosa, ma non te lo dicono mai. Ah, dice, la luce, la purezza. Su ragazzi, se non ci avete niente da chiedere, il mio indirizzo è donato.firrao@pulito.it. se vi viene lucciolo mi potete scrivere in separata sede. Non voglio male parole con i vostri professori Cassini, capito?